Nell'ultima sfida di campionato, anche qui il derby era sul campo del Toro. I ragazzi si sono spessi benissimo, battendo i cugini Granata con il risultato di 3-1 e chiudendo la regular season a 60 punti, primato in classifica in attesa dei quarti. È bastato anche qui solo un minuto dal fischio di inizio che Bonetti rompe l'equilibrio, portando in vantaggio la Juventus. Azione personale sulla destra, incursione in aria e preciso diagonale all'angolino. Il Toro prova a recuperare, ma senza creare particolari pericoli, dalle parti di Basso Palmiero. Per i bianconeri sono sempre Bonetti e Giorgi a provare a impensierire il Granata, ma il risultato resta fermo sull'1-0 con cui si va all'intervallo. A inizio ripresa sfiora il raddoppio la Juventus, ma al 23esimo uno sfortunato episodio in area bianconera consente il pareggio ai Granata. Rosso in mezzo di Gallazzi e deviazione col ginocchio di Ferraris nella propria porta. Pareggio, che dura poco però. La reazione juventina è veemente e ritrova nuovamente il vantaggio con Pisapia, lanciato a rete da Bonetti, che è freddo sotto porta. Una Juve affamata trova anche il terzo gol in chiusura. Cross da destra e appoggio in rete di Bevilacqua, che chiude il risultato sul 3-1 finale. Applauso finale per tutti e avanti così,